problema è che, uno, noi siamo estremamente più esposti ai problemi climatici, cioè siamo tanti, le nostre risorse sono limitate e quindi un evento catastrofico come questo ci danneggia molto. E poi l'altro aspetto è che siamo al centro di un esperimento planetario, chiamiamolo così, un esperimento di cambiamento del clima, del quale non sappiamo ancora quali saranno gli effetti nel lungo periodo. È che siamo al centro di un esperimento planetario, un esperimento di cambiamento del clima, del quale non sappiamo ancora quali saranno gli effetti nel lungo periodo. Si può evitare la pioggia per salvare importanti manifestazioni internazionali? Sembra di sì, e i russi sarebbero maestri. Gli esperti russi sarebbero maestri nel controllare le condizioni meteorologiche per evitare che pioggia e maltempo possano rovinare importanti manifestazioni. Come fanno? Ce lo spiega il corrispondente Alessandro Cassieri. Sembrava una leggenda metropolitana e invece era un segreto finalmente svelato. Riuscire a non far piovere là dove il cerimoniale entrerebbe in crisi, come ieri durante la festa per le celebrazioni del 9 maggio. Pioggia su Mosca, dicevano le previsioni, e invece nulla. Putin e i maggiorenti russi hanno potuto rimanere anche stavolta sulla Piazza Rossa senza ombrello, grazie a 12 aerei che hanno sorvolato il centro della capitale, scaricando sulle nuvole un composto fatto di azoto, iodio e argento. Miscela non si sa quanto ecologica, ma efficace e soprattutto sperimentata. In un paese in cui i fenomeni atmosferici sono estremi, la pioggia può diventare un vero problema. Se ne resero conto anche i leader del G8 l'estate scorsa a San Pietroburgo. Pioggia a dirotto ovunque, tranne che sulle loro teste. Anche allora si vociferò che era stato merito degli aerei antipioggia. Adesso sappiamo che non era solo propaganda.